Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it. Allora, ovviamente della partita facciamo solo i complimenti a Trapani, che è salito in Serie A, hanno avuto qualcosina in più di noi, perché partite, quella della gara 2 e questa, possiamo dire che hanno avuto qualcosina in più di noi. Noi abbiamo combattuto con tutte le nostre forze, quindi siamo andati veramente oltre l'ostacolo, quindi grandi complimenti a loro che sono saliti, hanno fatto investimenti importanti, hanno rilanciato, e basta vedere la partita che ha fatto Alibegovic oggi per capire i giocatori che hanno messo dentro, e quindi sono meritati questo risultato, tanti complimenti. E dopodiché, come l'ultimo giorno di scuola, si fa il resoconto, e io stasera ho veramente solo sensazioni positive. Forse mi ero espresso male io, ma ho letto qualche interpretazione, ripeto, magari per colpa mia, di togliersi dei sassolini. Io non ho nessun sassolino da togliermi, veramente. Io sono grato al presidente Tedeschi, che mi ha chiamato qua un anno fa. Grazie al fatto di essere qua, per me è stato un onore, è stato un onore allenare la Fortitudo, ogni giorno fare il meglio, perché per poter rappresentare questo popolo, che veramente parliamo di popolo della Fortitudo, ogni sforzo va fatto per loro, che poi ti gratificano in questo modo qua. Oggi, cioè, non mi vergogno di dirlo, mi hanno fatto commuovere, cioè, sembra essere un bambino, però, perché veramente ho percepito questo grande loro affetto, questa loro partecipazione, questo modo di essere. Io li vorrei abbracciare tutti uno per uno, e gli auguro veramente che con un patrimonio così come loro possano avere le soddisfazioni che si meritano. E quindi dicevo, grazie al presidente Tedeschi che mi ha dato questa opportunità. Abbiamo lavorato bene tutto l'anno, siamo stati messi nelle condizioni di poter lavorare bene, e io spero di aver contraccambiato la fiducia che mi è stata data con il lavoro, con l'applicazione, con i risultati. Io sono pagato per fare i risultati, come un amministratore delegato e fare i risultati. Io penso che i risultati siano quello che io lascio qua in questa annata di Bologna. E dopodiché i giocatori, perché su età abbiamo, ho detto, i tifosi sono una roba incredibile, cioè, non ci sono aggettivi, non ci sono parole, tutto quello che fanno sempre in trasferta. Noi una volta andavamo in trasferta sembrava di essere in casa. È un patrimonio inestimabile del basket italiano, non del basket a Bologna. E veramente io, quando dicevo prima di iniziare i playoff a Vitamina F, mi ricordo, dov'è che sia, eccoli, se ti ricordi, ho detto, io se non arrivo in fondo sono deluso. E io ci credevo di andare in A1, io ci credevo. Perché vedevo che i ragazzi della panchina erano cresciuti, vedevo che erano migliorati e si è visto che hanno dato una mano. Poi dopo non potevo pensare all'imponderabile dell'infortunio a Radori e dell'infortunio a Ode. Però abbiamo dimostrato che pur con quelle difficoltà siamo andati molto vicini. E sarebbe stato bellissimo. Però sarebbe stato un regalo incredibile. Però ripeto, i tifosi... Cioè, nel mio cellulare ci sono le riprese dei cori che mi fanno, della gentilezza che mi fanno, della coreografia che fanno. Mia moglie ha ripreso tutto per filo e per segno. Rimarranno sempre nel mio cuore, rimarranno sempre i miei pensieri. Sono veramente onorato, orgoglioso di aver fatto parte di questo mondo, di questa società. E i giocatori sono stati incredibili. I giocatori sono stati eccezionali, cioè mai un giorno con la faccia storta. A livello personale dico, sono stati eccezionali. Dicevo al papà di Morgillo,
che magari non so se suo figlio diventerà un bravo giocatore o meno, ma però un ragazzo veramente a modo, perché non hanno mai fatto una faccia storta un giorno, non sono mai arrivati in palestra un giorno così. Poi è un po' il gioco delle parti, la mia dialettica di stimolare. Io sono avuto l'anno col piede a tavoletta, col piede sempre a tavoletta, il piede sempre al massimo, e devo dire che i risultati ci hanno ripagato di questo piede a tavoletta, ma loro sono stati incredibili, mai una faccia storta, mai un passo indietro, mai un momento negativo, mai avanti, e sono molto contento che alla fine le loro prestazioni sono state di grande livello. Oggi la prestazione di Conti è stata di grandissimo livello, quella di Bolpin due giorni fa, quella dei canestri di Panni dell'altro giorno, partite che ha fatto Morgillo e Sergio in stagione regolare, perché sarebbe facile per me dire del quintetto. Il quintetto è stato incredibile. È stato incredibile, e permettetemi di spendere due parole per Fantinelli e Radori, perché quando mi ricordo l'estate scorsa c'era qualcuno che storceva il naso. Cioè, io posso dire, dal punto di vista non solo tecnico, ma anche per l'aiuto tutti i giorni nel quotidiano che hanno fatto, sono stati incredibili. Li voglio veramente ringraziare tanto, e come ho detto a loro, auguro il meglio di tutti questi ragazzi, sarò un loro tifoso per sempre. Se qualcuno mi chiederà referenze su di loro, saranno il massimo della positività. Se io posso dare un aiuto a loro, glielo darò con tutto il mio cuore, per contraccambiarli quello che loro hanno dato me in tutto questo anno. Vedi tu. Ciao. Grazie. Arrivati a quasi a vincere il campionato senza la sfiga di con la sfortuna che abbiamo avuto con queste cose, dai, cioè, per carità, tutto è migliorabile, però era più difficile fare molto peggio, che quindi va bene così, non c'ho assolutamente, sono proprio sereno, felice, non ho assolutamente nessuna recriminazione, sono proprio gratificato di questa annata, gratificato di questo pubblico, gratificato di poter aver allenato la Fortitudo, gratificato, come dicevo, grazie a quando un anno fa avevo ricevuto la prima telefonata di Pietro Basciano, e poi avevo incontrato Stefano Tedeschi, e ringrazio che mi ha dato questa opportunità, veramente, è stato, cioè, bisogna provare a essere qua con tutto questo pubblico, e se no non te ne rendi conto, quindi solo grazie a tutti. Posto? E grazie a voi anche, a voi. Grazie a voi per la collaborazione, per l'aiuto, per la cosa. Bene. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.